vecchi negozi di generi vari, dove i farmacisti servivano diversi gusti di acqua gassata, prima considerata un medicinale. La soda divenne così popolare che i clienti volevano portarla a casa. L'aumento della domanda incrementò lo sviluppo dell'industria di bevande analcoliche. Ogni anno in tutto il mondo vengono consumati miliardi di litri di bevande analcoliche. Queste bottiglie di plastica da 2 litri sono appena arrivate dalla fabbrica che le produce. Sebbene siano nuove, lo stabilimento di bevande analcoliche deve lavarle nuovamente prima di riempirle. Questa macchina per la risciacquatura le capovolge, poi le lava con un forte getto d'acqua depurata dalla fabbrica. Quando l'acqua fuoriesce, la macchina capovolge nuovamente le bottiglie mettendole dritte e le dirige verso la postazione di riempimento. Nel frattempo, nel reparto di miscelatura, i tecnici preparano materialmente le bevande analcoliche. Tutte le ricette iniziano con l'acqua depurata, che costituisce l'86% della bevanda. Il resto è sciroppo. Ogni ricetta degli sciroppi è una combinazione di ingredienti misurati attentamente, coloranti, aromi naturali, artificiali e uno o più tipi di zuccheri diversi, come il glucosio o il fruttosio. Questa macchina rilascia la giusta proporzione di sciroppo nell'acqua depurata. Alla bevanda mancano solo le bollicine. Ora viene trasferita in un recipiente sotto pressione detto carbonatore. Qui un'iniezione di biossido di carbonio immette nella bevanda le bolle di gas. La bevanda analcolica gassata ora passa nel serbatoio della macchina per l'imbottigliamento. La macchina rimuove l'aria da ogni bottiglia e poi la riempie, in questo caso con 2 litri di cola. Si passa alla macchina tappatrice. I tappi scendono da una tramoggia spinti dall'aria. La macchina avvita il tappo sulla parte della bottiglia chiamata filettatura, avvitandolo saldamente per ottenere una chiusura ermetica. La prossima fase è l'etichettatura. Il rullo del macchinario applica la colla a freddo su una placca di metallo dopo l'altra. Ogni placca poi prende un'etichetta e la applica sulla bottiglia. Delle spazzole appiattiscono i bordi, garantendo la perfetta aderenza delle etichette. Intanto una macchina estrae dalle cassette i vuoti delle bottiglie di vetro che sono tornati alla fabbrica. Le cassette passano poi in un macchinario che le lava. Le bottiglie sporche vanno verso la macchina lavabottiglie, dove dei dispositivi le allineano in file di 16. Ogni bottiglia si inclina ed entra nella macchina, prima con il collo. All'interno una combinazione di potenti getti d'acqua e sapone rimuove lo sporco e i getti. Poi gli spruzzi d'acqua eliminano ogni traccia di sapone, quindi le bottiglie passano sotto una luce a neon e quelle difettose vengono eliminate. Ora le bottiglie passano nella stessa macchina tappatrice che abbiamo visto prima in precedenza, che però adesso è stata programmata per riempire ogni bottiglia con 300 ml di bevanda. Questa fabbrica preleva un campione per ogni ciclo di produzione per testare la qualità del prodotto. I tecnici di laboratorio controllano il rapporto di diluizione dello sciroppo nell'acqua, il livello di carbonatazione e la tenuta ermetica. Inoltre analizzano la purezza della bevanda e del contenitore. Il filtro per le analisi viene posto in un vetrino contenente i nutrienti necessari per far sviluppare i microorganismi. Quindi si osserva l'eventuale crescita di batteri. Queste bottiglie di vetro hanno tappi di vecchio stile. Quando il tappo viene posto sulla bottiglia, la macchina lo pressa, creando una chiusura ermetica. La prossima volta che vi farete un drink, saprete proprio tutto in proposito.